Ciao a tutti, io sono Tavia, benvenuti nel mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete visto dal titolo, questo sarà il, non so se il primo o comunque, video haul, try on haul dei saldi di Zara. Allora, i saldi sono iniziati qui a Torino il 6 di luglio, però da Zara, se non ricordo male, già sul sito, sull'app sono iniziati credo un paio di giorni prima. Infatti ho fatto proprio quest'ordine proprio il primo giorno di saldi, anzi la sera prima, perché la sera precedente iniziavano già i saldi sull'app e avevo diverse cose nel carrello. Ovviamente i tre quarti non sono riusciti a prenderli perché comunque io ho cominciato a fare l'ordine tipo mezz'ora dopo che iniziassero i saldi, e come sapete sul sito, sull'app di Zara, appena ci sono i saldi tutte impazziscono, acquistano, e quindi insomma è difficile trovare tutto quello che ci ha messo nella shopping bag, nel carrello. Ho trovato in realtà quattro cose per me, una cosa per mia madre che quindi non vi farò vedere perché già gliel'ho data, e in realtà una delle quattro cose l'ho già resa perché era un pantalone nero che però non mi piaceva nel tessuto, poi era enorme, insomma non mi piaceva assolutamente, quindi ho tenuto tre cose. Però oltre a queste tre cose vi farò vedere anche altre due cosine che ho preso in negozio però della nuova collezione, però ve le faccio vedere lo stesso in questo video haul. Comunque, prima di cominciare, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella per non perdervi tutti i prossimi video, di lasciarmi un like qui sotto se vi piace questa tipologia di video, se vi piacciono i try on haul, i video di Zara in generale, e vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Ottavia_Scelso. Vi lascio come i riferimenti, come sempre, sia qui che giù nell'info box. Allora, piccola premessa prima di farvi vedere quello che ho preso appunto da Zara. Io ho fatto quest'ordine in cui appunto avevo preso 5 cose. L'ordine Zara me l'ha suddiviso in 3 ordini diversi, 3 pacchi diversi, che io ho fatto arrivare in negozio, al centro commerciale qui a Torino, perché appunto io non sarei stata in città, quindi insomma, comunque io solitamente faccio arrivare gli ordini online sempre in negozio, ma in casa, così. Mi erano arrivate tutte e tre le email, quindi tutti e tre gli ordini erano arrivati in negozio. L'altro giorno, l'altra sera, vado da Zara e la ragazza, la commessa, mi prende soltanto 2 dei 3 ordini, perché mi dice che il terzo non lo trova. Mi ha chiesto appunto, ma l'email ti è arrivato? Ho detto sì, mi è arrivato tutto, quindi insomma gli ho fatto vedere tutto. Ho detto, ma sai, è molto strano, ha chiamato lei, è stata gentilissima devo dire, perché ha chiamato lei il servizio clienti Zara, e praticamente al servizio clienti Zara risultava il mio terzo ordine in negozio, in magazzino, però lei non lo riusciva a trovare col QR code, con l'app, al che poi si è segnata il numero di ordine, ha detto cercherò di guardare io, diciamo, manualmente, anche se in magazzino abbiamo tipo 1200 scatole, mi aveva detto, poverino, immagino. Quindi lei è stata molto gentile, insomma, dopo una lunga attesa è riuscita a trovare il mio terzo ordine, e il pacco era tutto avvolto da nastro rosso adesivo. Infatti lei l'ha guardato e mi ha detto, aspetta un attimo, prima di aprirlo devo parlare con la mia collega. Praticamente sicuramente il pacco si è aperto durante il trasporto e il corriere l'ha chiuso, insomma, come col nastro che aveva a disposizione. Infatti lei mi ha fatto subito controllare se ci fossero tutti gli articoli che mancavano, e c'erano effettivamente, quindi poi me ne sono andata. Comunque vi faccio vedere che cosa ho preso. Sono cose delle quali sono molto proud. Cercavo, ecco, pantaloni, ma pantaloni, non jeans, qualche blusa carina o top carino, però ho trovato solo una blusa, poi maglieria, perché sono i maglioni sono le cose che costano di più da Zara, e diciamo io mi sono fatta un po' furba pensando all'autunno-inverno. Il sacchetto è bello pieno perché in realtà io oggi sono andata poi da Zara con mia madre, però questa volta in centro, perché volevo vedere se lei trovava qualcosa. Lei in realtà ha preso soltanto una canotta della nuova collezione, quindi insomma niente. E io dei saldi non ho trovato nulla, però ho trovato 2 cose della nuova collezione. Iniziamo prima con i saldi. Allora, poso il pacchettone qui sotto. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere è una blusa.
Se voi mi conoscete, mi seguite da un po', soprattutto su Instagram, io ho una passione sfrenata per le bluse, un po' perché le sfrutto tantissimo in tutte le stagioni, tranne in estate perché fa caldo, un po' perché le trovo veramente molto chic, molto eleganti, molto versatili, poi le trovo molto femminili, mi piacciono, le ho di tutti i colori, di tutti i tipi. In realtà cercavo una bella blusa bianca, ma ho trovato questa che è davvero particolare, stupenda e ha tutto quello che io adoro in generale, perché è una blusa in pizzo. Anche se è trasparente, però vabbè, la indosserò sicuramente con una bralette. Poi ha qua questo fiocco, cioè potete fare il fiocco, esatto, quindi insomma io amo i fiocchi. In pizzo bianca, una blusa romantica che è proprio il mio stile, e in più i bottoni sono con le perle, quindi cioè voi sapete che io amo le perle, quindi ditemi come potevo non prendere questa blusa. Oltretutto la taglia era perfetta, la S, e io l'ho pagata. Allora vi dico poi i prezzi, perché qua c'è scritto, ah no, era 25,95, ma io sono sicura che l'ho pagata 17,95. Vi lascio poi il link sempre giù nell'info box, così potete trovare tutto. Poi, come vi dicevo, io con i saldi, ma questa è una cosa in generale, non solo da Zara, tendo a farmi furbo ormai ad acquistare capi per le stagioni successive. Perché i maglioni di Zara ormai, voi capite bene, che costano minimo 40 euro. Quindi insomma ho detto vediamo se trovo qualcosa di carino. Puntavo più che altro cardigan e ne ho trovato uno stupendo, che è praticamente identico all'altro, un cardigan che ho comprato qualche tempo fa, che era bianco e blu a righe. Questo invece, che era, l'avevo visto in collezione e lo volevo tantissimo però non l'avevo preso, è rosso e blu con i bottoni dorati. Cioè ditemi se non è stupendo. Anche le taschine qui io lo adoro. Intanto io indosso praticamente sempre cardigan, quindi diciamo che questo è bello spesso, quindi più che a settembre questo va bene ottobre, novembre, perché è bello spesso, ecco, però è davvero bellissimo. Questo l'ho pagato da 39,95, credo di averlo pagato sui 25, comunque poi vi lascio i prezzi anche qui sotto. Anche di questo ho preso una taglia S, perché tanto dell'altro sono andata a colpo sicuro, avevo preso una S, quindi è lo stesso modello ed è. Altra cosa che ho preso, come vi dicevo, io cercavo pantaloni lino o comunque misto lino, comunque molto leggeri, perché in estate io abolisco totalmente i jeans, totalmente i pantaloni pesanti, indosso per lo più vestitini. Quando indosso i pantaloni, perché magari voglio stare un po' più comoda, dipende cosa faccio, indosso praticamente solo pantaloni in lino mistolino. E ho trovato questi qua, e ho trovato, vi faccio vedere subito, questi qua, che sono un verde mela bellissimo. Sono stupendi questi pantaloni, mi piacciono tantissimo, semplici, abbastanza dritti però morbidi come potete vedere, perché appunto sono così sotto, non troppo larghi ma non troppo stretti. Sul retro hanno le finte tasche, qui si chiudono con cerniera e bottone nero. Questo faceva parte in realtà di un completo, però la camicia, la parte superiore, anche questa in lino è verde, non mi ispirava più di tanto perché aveva le maniche molto larga, era più che altro appunto una blusa molto larga, non mi faceva impazzire, stile caftano. Questi, anche questi, non c'è il prezzo, questi addirittura non c'è proprio scritto il prezzo, ma credo di averli pagati sui 25 euro. Ho preso una taglia S anche di questi e sono perfetti, sono leggermente corti per me, ma considerate sempre che io ho le gambe lunghissime, cioè per la mia altezza le gambe veramente ce l'ho lunghissime rispetto al busto, quindi ci sta che siano leggermente corti. Li adoro. Vi dico anche, se riesco a trovare la percentuale di lino, questi hanno il 30% di lino, quindi insomma non sono totalmente in lino, però vi assicuro che il tessuto è davvero freschissimo. Abbiamo finito con le cose in saldo. Questo è un pantalone che Zara ha proposto già almeno l'anno scorso, forse anche qualche anno prima. Se non lo trovate sicuramente in nero come l'ho preso io, color ruggine, non so se lo trovate anche in altri colori. Comunque io l'anno scorso lo volevo prendere, poi per qualche motivo non lo riuscivo più a trovare né online né in negozio dopo tipo 15 giorni. Quest'anno l'avevo visto in negozio sempre solo color ruggine, oggi l'ho trovato finalmente in nero, ho detto aspetta, lo devo prendere assolutamente, anche perché è un pantalone super economico. Vi faccio vedere prima il pantalone, comunque è un pantalone con l'elastico, quindi già per me sono la vita questi pantaloni con l'elastico, perché li metti comodamente, non stringono, non stressano, poi li puoi mettere per esempio una, potete mettere una blusa piuttosto che un top sopra magari per coprire l'elastico, oppure lasciare l'elastico a vista. E sono un po' tutti tipo pseudo plissettati, comunque molto molto morbidi, tutto super leggero, super, super fresco e svolazzante come dico io. Sono belli larghi,
c'è dalla XS alla XXL, quindi insomma trovate sicuramente la vostra taglia, anche perché sono appunto molto elasticizzati. E questi costano, io ho preso una S, costano soltanto 25,95. Cioè, l'ultima cosa che ho preso, ora vi racconto un po' la storia. Io ogni tanto passo da Zara Kids, perché la taglia 13-14 anni, per quanto riguarda i pullover, le t-shirt, a volte mi viene, mi sta bene. E quindi ogni tanto vado a fare un giretto. Nel reparto saldi non ho trovato nulla che mi piacesse, comunque non c'era nulla. Ma nella nuova collezione, perché anche questa è una cosa della nuova collezione, ho visto questa felpa. Stupenda, non potevo non prenderla. Una felpa, come dico io, super aesthetic, perché è beige con la scritta nera, molto semplice, è un po' old money style, insomma è lo stile che piace a me, voi lo sapete. Ho preso una taglia 13-14 anni, come vi dicevo, e tra l'altro io la cercavo così, nel senso che è garzata all'interno, non è di quelle felpate, perché allora intanto felpata, io ho già una felpa che mi ha inviato Oceans Apart, stupenda, molto over, molto bella e calda. Garzata ne avevo una di Stradivarius, se non ricordo male, sì, molto bella, bianca, però ce l'ho da tantissimi anni, adesso l'ho buttata letteralmente perché proprio si era tutta strappata, rovinata, lavandola veramente tante volte, e quindi cercavo un'altra felpa e ho preso questa, stupenda, un po', addirittura un po' over, 13-14 anni. L'ho pagata 16,95, cioè un super prezzo, perché ormai anche le felpe, ma non solo da Zara, anche da Stradivarius, perché ero andata a farmi in giro, meno di 30 euro non trovate nulla da donna. Questa 17 euro, anche perché io per le felpe non voglio spendere tanto, perché è una cosa che indosso molto poco, devo dire. Le indosso poco in autunno, ma per uscire così, proprio se devo andare a fare la spesa, ecco, parliamoci chiaro, o per stare in casa. Quindi non voglio spendere 30-40 euro per una felpa, e questa mi piace davvero tantissimo. Infatti il mio consiglio è, se siete petit, quindi se siete bassine, minute, andate a fare un giro da Zara Kids ogni tanto, anche nel reparto magari bimbo, perché ci sono appunto felpe, t-shirt, che potete acquistare risparmiando. Quindi ho preso questa e c'era in realtà un'altra felpa che mi piaceva, però nel reparto bimbo, ma non ho fatto in tempo ad andarla a vedere, perché io sono andata alle 10 in negozio a Zara, cioè proprio ho visto aprire il negozio, ma sono stata lì dentro un'ora in totale, e vi assicuro che già dopo mezz'ora c'era una fila al camerino impressionante. Io questa l'ho provata proprio sopra così, non sono andata al camerino assolutamente. I pantaloni invece li ho provati, ma perché all'inizio non c'era quasi nessuno, e però penso di andare a fare un altro giretto, ecco, magari nuova collezione, però con calma, perché tanto in saldo penso che non troverò più nulla, darò solo una mini occhiata online se proprio trovo quella cosa che mi ispira. C'erano anche diversi blazer carini, però non ho trovato la taglia di quelli che mi piacevano, quindi insomma questo è. E nulla, questo è il mio shopping da Zara con i saldi e non solo. Fatemi sapere nei commenti, come sempre, cosa vi è piaciuto di più, se avete fatto già shopping con i saldi, se avete fatto un giro da Zara, se avete fatto shopping online, cosa volete comprare con i saldi. Allora, io devo dire una cosa, sono entrata già da Mango e non ho visto niente che mi piaccia con i saldi, se dovessi dire. Stradivarius, Bershka, H&M, non entrerò. Ho preso, ho ordinato due cose, ho fatto un mini ordine su Zalando, ho preso due cose che spero mi vengano, soprattutto una perché la cercavo da tantissimo e non la riuscivo mai a trovare nella mia taglia. Quindi spero, ma ho visto che mi dovrebbe arrivare il pacco tipo fra fine luglio e primi di agosto. Cioè Zalando mi sa che con i saldi ha tempi di spedizione biblici praticamente. E nulla, aspetto ancora di organizzarmi per andare all'outlet di Vicolungo, per andare all'outlet di Settimo, per andare a Serravalle. E in più devo andare prossima settimana, non so bene se è martedì o mercoledì, da In Trend, l'outlet di Max Mara, che so sempre che vi piace, anche perché ho adocchiato un sacco di cose prima dei saldi. E quindi voglio andare a vedere se riesco a trovare qualcosina. E nulla, spero che il mio shopping vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di lasciarmi un like qui sotto e di seguirmi su Instagram. Mi raccomando, io ve lo dico sempre, seguitemi su Instagram, perché vi mostro proprio in tempo reale quello che compro, dove vado, cosa faccio. Poi vi chiedo anche consigli per i video di YouTube, vi tengo aggiornati insomma sulla mia giornata. E nulla, anzi, a questo proposito sto raccogliendo delle domande, perché vorrei fare un video qui su YouTube in cui rispondo alle vostre domande. Ho messo già vari box su Instagram,
Però se volete lasciarmi qualche domanda qui sotto nei commenti, io me la appunto e rispondo poi in un video dedicato. Potete chiedermi tutto quello che volete, ovviamente nel limite, nei limiti, e risponderò appunto in un video su YouTube. Ho deciso di fare questa cosa anche un po' sia per farmi conoscere meglio, ma se avete qualche curiosità, qualsiasi cosa. Devo dire che ho già letto qualche domanda che mi hanno fatto su Instagram, alcune sono davvero strane e particolari, ma risponderò anche a quelle, promesso. Noi ci vediamo nel prossimo video, vi mando un grossissimo bacio. Ciao!